Pioggia TV. Pioggia TV. It's fantastic. Sant'Anna, la celebre sagra organizzata dal comitato Gente in Festa, che ogni anno richiama migliaia di persone. Gli ingredienti sono quelli tradizionali delle sagre paesane: ristorazione con prodotti tipici, spettacoli, lotteria e tanto buon umore. Gli stand accolgono ogni sera tante persone che vogliono degustare i piatti della zona, in particolare la famosa anatra alla Sant'Anante, che sulle tavole è il pezzo forte. Chioggia TV oggi alla sagra di Sant'Anna. Sant'Anna infatti in festa per la sua classica sagra di tutte le estati. Quest'estate 2009 si svolgerà dal 23 fino al 27 di luglio e siamo in compagnia di chi organizza tutto ciò, ovvero il presidente del comitato festeggiamenti Gente in Festa, Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Allora, parliamo un attimino della festa di Sant'Anna. Veramente c'è di tutto, si parla di divertimento, di musica dal vivo, di esibizioni, di lotterie e si parla ovviamente di tanto buon cibo da degustare. E partiamo dal piatto tipico che è stato anche riconosciuto come tale dalla Regione Veneto. Parliamo dell'anatra alla Sant'Anante. Cominciamo proprio da qui. Allora Giampaolo, intanto come viene cucinata? Allora, noi la facciamo prevalentemente al forno e in più facciamo il sugo per la pasta, sempre con l'anatra. Sempre con l'anatra, che è l'unica che lo festeggia Sant'Anna, non c'è tanto da festeggiare, giusto? Perché in quante anatre vengono cucinate? Ma quest'anno ne abbiamo cucinate sulle 260-270, adesso il numero preciso non lo so. Un buon numero ovviamente, 260 sono tantissime, sì. Ma andiamo avanti, oltre alle anatre c'è anche un bel didio che vedo qui davanti, vedo un po' di tutto, di carne, comunque a base di carne. Oltre alle anatre naturalmente abbiamo i primi, gnocchi, gli strozzapreti, sia col sugo d'anitra che con ragù normale, poi abbiamo i fritti, le costicine, le salsicce ai ferri e basta, mi sembra più. Poi vedo come contorno c'è anche la polenta. Beh, naturalmente la polenta, che quella non può mancare, a grandi numeri. Dovete pensare solo che sono 12 scatole, 12 panetti in ogni scatola e ogni panetto viene fuori 13 fette. Fate un po' i conti voi, mi sembra una buona dose. Esatto, poi in cucina c'è fermento, vedo numeri, grossi numeri ovviamente del comitato Gente in Festa che sta lavorando, veramente siete in tantissimi. Sì, quando in cucina siamo, tra camerieri e cucina siamo 60-70 persone ogni sera, perché andiamo da mangiare dalle 800 alle 1000 persone a sera. Perfetto, allora più tardi ci saranno ovviamente degli eventi live, ci sarà musica, ci saranno le lotterie. Qui volevo arrivare alla lotteria più ricca che mai. So che comunque al di là di tutto la festa di Sant'Anna è una festa molto conosciuta nei dintorni, perché anche quella che dà i premi più grossi, anche come lotteria vedo che ci sono in palio dei premi mica da poco. Quest'anno cosa c'è in palio? Allora, il primo premio è una Ford Fiesta, come secondo premio una Ford Ka, il terzo premio, per chi non può andare in macchina, li mandiamo una settimana in Tunisia. Ah, però mica male quest'anno, quindi acquistate i biglietti che ci stanno in piazza, così vedete se siete fortunati di questa sagra di Sant'Anna. Io ringrazio Giampaolo, il presidente del comitato festeggiamenti Gente in Festa, buon lavoro, buona sagra. Grazie a voi e buon divertimento. Siamo in compagnia del signor Modesto, il quale ci spiega come funziona il discorso stime, che non lo sapevo, mi è una novità anche a me. Allora Modesto, come si fa a stimare il peso di un'anguria? Allora, noi questa sera abbiamo questo carico di angurie, e allora i signori che vengono a giocare, quelli dicono un peso, magari pesa 9 quintali, quello che si avvicina di più al peso effettivo delle angurie, diamo per premio questa sera queste tre biciclette e poi le angurie di solito le regaliamo a tutti quanti i partecipanti alla sagra.
Ah, però, bello però, bella iniziativa questa. Poi di solito l'anguria, cioè le angurie, vengono sostituite da un maiale, vero? Certamente, lunedì sera abbiamo un maiale vivo che tutti quanti magari... Chi indovina, di solito il maiale è il nostro, come si dice, la nostra punta di diamante, che la gente viene a giocare più volentieri col maiale di solito. Ma quanto pesa un maiale di solito? Di media? Andiamo da un quintale 20, quintale 70. Ah però. Dai, per il momento sono arrivate abbastanza scommesse, diciamo, diverse stime. È un po' fiaca questa sera, speriamo di rifarci. Ma siamo appena partiti, c'è certo. Tempo. Grazie. Grazie ancora, signor Modesto. Di Sant'Anna questa sera c'è anche lo stand della Prometeo, dove troviamo anche il responsabile Carlo Muccio. Ciao Carlo, allora questa sera cosa presenti alla fiera? Tutti i lavori che fanno i ragazzi, che preparano i ragazzi durante l'anno, lavori per braccialetti, prendiamo le tegole, se spariscono coppi da casa vostra non vi preoccupate, perché ci sono i ragazzi che ve li lavorano, li abbelliscono, quindi dopo magari inquadri anche la lavorazione, le cose che fanno. Vero ragazzi? Sì. Benissimo. Perfetto ragazzi, se volete qualcosa di bello, originale, fatto a mano, venite qui allo stand della Prometeo. Fate un saluto a chi oggi ha TV. Su. Salutiamo, ciao. 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 TV. Della lotteria? Sì. Ma cosa vorreste vincere? Il viaggio. Il viaggio? E lei signora? Mancami. La macchina non interessa? Intanto che ne ho una che vuoi, mi basta qui anche con il viaggio per piaceria di più. Quindi il viaggio è ambitissimo questa sera, eh? Avete dei numeri particolari oppure prendete a caso? A caso. Lei ha un numero? No, che c'è la Franca che ne dà i numeri. La signora Franca porta bene, signora Franca lei porta bene? Sì, forse sì, perché comunque ogni anno una macchinina la vendo io, lo vendo io il biglietto. Allora guarda, siccome io ho preso un biglietto proprio da te, incrocio le dita, spero di vincere qualcosa. Ciao pure le dita e buona fortuna a tutti. Buona fortuna a tutti. Siamo nella vecchia chiesa di Sant'Anna, la storica chiesetta del paesino di Sant'Anna, in compagnia di Luigino, giusto? E stiamo per preparare la pesca di beneficenza, anzi siamo nel clou della pesca, vedo che siete già state sorteggiando i numeri. Ci spieghi come funziona la pesca? Sì, vengono qua i parrocchiani e tutta la gente qui di Sant'Anna e anche da fuori, che vengono qui, prendono con un euro, prendono un biglietto e si vince comunque delle cosine. Perché tutto quanto a beneficio della chiesa, insomma. Infatti vedo all'interno c'è di tutto, si può vincere qualunque cosa. Sì, ci sono i premi buoni. Dal divano vedo la bici, esatto, superlettili, di tutto. Sì, esatto. E vedo anche c'è un certo affollamento, quindi va sempre bene la pesca di beneficenza. Diciamo che ancora è un'attrazione, ecco. Una cosa semplice, vero, che esiste da una vita però funziona sempre. Esatto. Grazie mille, ringraziamo il signor Luigino, buona pesca. Grazie anche a voi, arrivederci, buonasera.